Il partito di governo ungherese Fidesz e il primo ministro Viktor Orbán sollevano ancora preoccupazioni nella famiglia politica di centrodestra, il Partito Popolare Europeo. Dopo aver appoggiato la relazione del Parlamento Europeo che raccomandava l'avvio dell'articolo 7 del Trattato UE per sanzionare l'Ungheria sullo Stato di diritto, ora il gruppo riceve pressioni per espellere il Partito Magiaro. Il più grande gruppo del Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione di emergenza che chiede il rispetto dei valori fondamentali e delle libertà dell'Unione Europea attualmente minacciati. Nella risoluzione non viene nominata l'Ungheria, ma molti funzionari qui a Helsinki sostengono che è stato un messaggio diretto al primo ministro ungherese Viktor Orbán, anche lui presente. Let us restore the unity. Ristabiliamo l'unità del Partito Popolare Europeo, ha affermato. Non fidiamoci mai di quelli che costruiscono ambizioni personali nel dividere la famiglia del Partito Popolare con accuse socialiste e liberali. Per il bene della vittoria, torniamo alle nostre radici spirituali e proclamiamo il rinnovo della democrazia cristiana. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel suo discorso ha affermato che i valori europei sono sacri, qualunque sia il partito al quale appartiene il leader del governo, mentre il Partito Popolare Europeo ha descritto Orbán come un ragazzino pestifero presente in tutte le famiglie, ma che è meglio tenere vicino. Dal canto suo, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato il suo messaggio. Se siete contrari allo Stato di diritto e alla magistratura indipendente, non siete cristiano-democratici. Se non vi piace la libertà di stampa e le ONG, se tollerate la xenofobia, l'omofobia, il nazionalismo e l'antisemitismo, non siete cristiano-democratici. Secondo le regole del Partito Popolare Europeo, la presidenza del gruppo può prendere in considerazione l'idea di espellere un partito a condizione che 7 membri di 5 diversi paesi richiedano un voto. Efficus Acosta, Euronews, Helsinki.